Presidente, subito una domanda in relazione anche all'amministrazione attuale. Come giudica il comportamento dell'attuale amministrazione di Foggia in difesa ovviamente di quegli imprenditori che ogni giorno si trovano a lottare contro le tematiche che si affronteranno questa sera? Ma con le amministrazioni, con le istituzioni in genere, noi abbiamo individuato un percorso che ci vede tutti nudi in quella che abbiamo definito la squadra Stato. È logico che le amministrazioni devono essere vicino al nostro sistema, ma a tutti i sistemi imprenditoriali, dal più piccolo al più grande, proprio innanzitutto prima per condannare certi, diciamo, atti che sono atti brutti, perché poi oltre a lasciare il segno su chi li subisce lasciano un messaggio negativo di un territorio che in realtà non è questo, un territorio che sta a fatica cercando di riprendere le linee dello sviluppo partendo dalla legalità. Allora si è creato questo, diciamo, questa sinergia tra tutti nella squadra Stato, perché c'è un atto di fiducia. Per questo dobbiamo rispondere con fatti a questi atti di fiducia, nel senso che i sistemi buoni, i sistemi virtuosi hanno necessità di avere il sostegno di tutti, ma il sostegno cercando di dare anche delle risposte positive al mondo imprenditoriale in seno a quelli che sono diciamo anche le minime risposte, nel senso cercare di aiutare il sistema che diventa virtuoso nel mondo bancario, dando degli sgravi, dando qualcosa, perché la legalità deve avere anche a fianco una risposta in quelli che sono i benefici di far parte di un sistema legale. Siccome oggi bisogna far capire al sistema tutto in genere che i benefici ci sono a tutto tondo, sia in ordine morale sia in ordine materiale, allora è buono che questa squadra Stato che si è formata continua a lavorare in questo senso. Ecco, proprio da questo punto di vista, quali misure proprio nel concreto l'ente offre, quali strumenti dà a quegli imprenditori che in qualche modo non vogliono piegarsi al malaffare, ma soprattutto vogliono denunciare, insomma vogliono smettere di avere paura, come li aiuta? Uno, rafforzando questo rapporto di fiducia con le istituzioni e con le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine, che stanno operando benissimo, devono ancora più starci vicino, perché solo questo è l'unico modo perché uno, quando si trova di fronte a un bivio, a una scelta, deve scegliere se da una parte o dall'altra. Oggi conviene stare dalla parte giusta, perché è quella l'unica soluzione positiva per questo territorio. Però, ripeto, bisogna anche incentivare queste imprese con altri atti concreti. Ci sono degli strumenti che lo permettono, nel senso che ci sono strumenti che ti permettono di avere delle premialità, il cosiddetto rating di legalità, e questo va messo subito in atto. Allora la pubblica amministrazione oggi deve andare su questa strada con noi, con il supporto di tutti, e percorrere sia quello di non perdere il rapporto di fiducia e nelle istituzioni, quindi questo ci sta tutto, ma soprattutto di dare delle risposte immediate a un sistema produttivo che oggi fa fatica ad andare avanti. Allora quando un sistema fa fatica ad andare avanti è logico che ogni terreno diventa un terreno minato che può portare l'imprenditore, invece di scegliere la strada virtuosa, quella chiamiamo illegale.